Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia. Qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia e tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Centro Street Festival 2017 rombano. I protagonisti sgasano euforicamente i motori in attesa del 7 giugno, primo mercoledì di festival e taglio del nastro. Avis ci spiega a seguire il ricco programma e gli 8 musicisti che si esibiranno per le strade del centro storico di Cento e 3 di essi accederanno alla finale del 28 giugno, giudicati da una giuria super partes composta da artisti e musicisti e presentati magistralmente dal superconduttore Lorenzo Sacquegna. Per noi in esclusiva intervista al presidente di Avis Cento, Leonardo Lodi, che ci spiega che cos'è Avis adesso, e sentiamo. A noi ci fa veramente molto, ma molto piacere di collaborare con tutta la cittadinanza e con tutti i commercianti di Cento per rendere ancora più vivo e riportare i fasti di un tempo, quindi direi dopo, prima del terremoto che ha portato un po' di scompiglio in tutta la nostra comunità, e riaccendere nostro centro che ne ha veramente tanto bisogno, e contemporaneamente vogliamo far sì che l'Avis sia vista come un'associazione giovane, dinamica, aperta ai ragazzi e quindi al passo coi tempi, e in questo modo tenere viva l'attenzione sul tema della donazione sia di sangue che di plasma, perché anche quest'ultimo in questo momento sta diventando veramente molto importante per la produzione di farmaci naturali e soprattutto nel periodo estivo, appunto, perché le donazioni a causa ovviamente delle vacanze estive delle persone calano e le richieste di sangue comunque rimangono, permangono e forse in qualche misura aumentano. Quindi è giusto e doveroso mantenere viva l'attenzione su questo punto e su tutte queste tematiche riguardanti la nostra associazione e la nostra comunità. Ecco, il Centro Street Festival come mezzo di promozione per Avis. Avis a 100 come va? Due parole sull'associazione che mi sembrano sì, che... Va veramente molto bene, siamo veramente orgogliosi, veramente contenti che ci sia un gruppo compatto di donatrici e di donatori che tutti quanti insieme collaborano e mantengono viva l'associazione, contribuendo con le loro donazioni a tutta la nostra attività, alla nostra sede. E sì, possiamo dire che quest'anno, l'anno appena trascorso, abbiamo raccolto qua praticamente circa 1600 sacche e siamo veramente anche contenti che tutte le altre comunità limitrofe, quindi parlo del bolognese ma anche di altre realtà territoriali del ferrarese, vengano a donare questi donatori da questi comuni, in quanto molte realtà avvicine hanno chiuso e di conseguenza questi donatori e donatrici ci sono dirottate sul nostro punto di raccolta, ed è per questo che la nostra sede ha bisogno di spazio ulteriore, in quanto quello a
a noi dedicato in questo momento non è sufficiente e soprattutto non è a norma per le normative vigenti. E ringraziamo veramente il Comune che si è messo in gioco e a disposizione per far crescere ulteriormente questa realtà, questa nostra sede, perché sarà un punto cardine fra le tre province, Modena, Bologna e Ferrara. Ecco, quindi da parte dell'amministrazione è venuto un messaggio positivo. Assolutamente, praticamente verrà raddoppiata in termini di metrature e soprattutto anche in termini di spazio vivibile, con un'ampia possibilità di parcheggi, sarà situato in un punto strategico del nostro comune, dove le persone avranno la possibilità di fare tutte le loro attività con tranquillità e ritrovarsi in amicizia, perché un punto fondamentale da marcare è che oltre alla donazione è anche un momento di ritrovo dove tantissime persone si conoscono e si ritrovano per fare due chiacchiere, quindi è veramente un momento di ristoro, di conciliazione e di famiglia. Ecco, questo è veramente molto importante sottolinearlo. Bene, non c'è altro che dichiarare buon lavoro. No, grazie mille.